Il quarto anno alzi la testa, caro Andrea, dove pensi di andare? Cioè adesso fai il corso, chi ti credi di essere? Quindi ecco perché prediligo questo tipo di accordo, perché questo tipo di accordo qui è più tutelante, perché è un semi defattivo, perché attenzione, quando io lo presento e lo sottoscrivo, lo devo sottoscrivere da procuratore in commissione tributaria, quindi devo essere uno di quelli che può patrocinare in commissione tributaria, avvocati, notai, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, ragionieri, tributaristi iscritti ante 93, geometri per quello che è l'aspetto catastale. Quindi voglio dire, se io non trovo l'accordo con l'ufficio legale, è evidente che passati i 90 giorni mi si apre un'ulteriore finestra di 30 giorni per depositare il fascicolo in commissione tributaria. Fascicolo in commissione tributaria, e da lì in poi quel primo atto di reclamo mediazione diventa ricorso. Diventa automaticamente ricorso, perché la notifica si tiene buona, quella fatta all'Agenzia delle Entrate come controparte. 60 o 90? 90, per presentare il fascicolo quanti giorni? Altri 30 giorni. Sempre 30 giorni per il fascicolo. Voi dovete perdonarmi, cioè, in prima fila solitamente è soggetto a un fuoco di veramente. Però non prendetevela, eh. Cioè, al massimo la chiamiamo. Come? Al massimo la chiamiamo perché è esatto. Guardi, potrei anche, sa quante volte lo fa. Poi voglio dire, mi trova, è che è tardi, non ho più tempo, però insomma, grazie a lei di essere venuto. Se lei va a vedere, faccio anche altre cose gratis. Vado a vedere la storia, brava. Però difendere quello mai gratis, devo essere sincero. Non da professionale pure. Allora, un'altra cosa mi interessa andare velocemente. Ok, scusate, ci vorrebbero i miei figli qua che sono molto più veloci a fare queste cose. Eccola qua. Questa è una cosa che non si fa tanto spesso, ma ne parlava prima il dottor Lauvendi, cioè la possibilità della conciliazione. Vi dico solo due parole. Esattamente con la riforma del contenzioso tributario è stata ampliata la conciliazione giudiziale anche in appello, cioè anche in secondo grado. Quindi siamo nell'alveo del 48 del 546, abbiamo varie possibilità. Se è già stata fissata la trattazione, la commissione pronuncia una sentenza per cessata materia da contendere quando c'è l'accordo. Se non è stata fissata, ovviamente lo fa con decreto, cioè io chiedo la conciliazione, non ho ancora fissato l'udienza, è evidente che la commissione evita di riunirsi in udienza e lo fa con decreto. Guardate che la cosa positiva di poterlo fare anche in secondo grado è che la riduzione delle sanzioni, mentre in primo grado è 40%, nel secondo grado è il 50%, quindi il 10% in più, però è sempre una riduzione sostanziale. Quindi quando io sono soccombente in primo grado è evidente che ci penso all'eventuale temerarietà o non temerarietà. Quindi aver ampliato la conciliazione giudiziale anche al grado di appello è molto importante per il contribuente, perché attraverso la consulenza del proprio patrocinante in commissione può decidere di fare questa proposta. E guardate che questo tipo di proposta è molto gradita all'agenzia. Molto gradita all'agenzia perché? Perché quello che vi ho detto prima, cioè gli accertamenti che vengono emessi per un monte valore di X, quando tu vai veramente alla cassa è x fratto 100, cioè quello che è contestato è completamente diverso dall'incassato.
Quindi una conciliazione giudiziale su un contribuente dove il recupero coercitivo sarebbe molto complesso è una pratica ben accetta dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate. Quindi è una delle pratiche che in realtà ultimamente si fanno di più. Autotutela. Non sto a spiegare i pagamenti e non pagamenti, nel senso che poi le vedete nelle slide, è una cosa veramente banale. Autotutela. Qui ad esempio le rispondo alla domanda di prima. Lei mi ha detto, se io pago la prima rata, si definisce l'accordo o non si definisce? Lei prima dice, no, non si definisce. No, esatto. Ecco, anche in conciliazione giudiziale, se anche pago la prima rata, si definisce. Cioè è un accordo con lo Stato, si definisce anche in quel caso. Guardate che in conciliazione giudiziale molto spesso potrebbe succedere, ultimamente sta succedendo. Un inciso, anche chi stanno portando via la casa, quella del decreto del FAR, dei 120.000, mi pare che se fa opposizione paga la prima rata. Esatto, d'accordo? Sì, sono d'accordissimo, okay. Si ferma. Altra cosa abbastanza importante è che sempre in fase di conciliazione può succedere che il giudice accetti con deroga la conciliazione dicendo presentami la fideiussione. Questo può succedere. Quando ad esempio c'è difficoltà del recupero o si pensa che quel contribuente abbia difficoltà a recuperare, magari si pensa fa la conciliazione, paga la prima rata, poi non paga più, può chiedere la fideiussione, perché la cosa si complica. Autotutela. L'autotutela la conoscete benissimo, la posso fare ovviamente solo ed esclusivamente quando ci sono queste situazioni qui, cioè errore di persone, vedete, errore logico di calcolo, errore di presupposto dell'imposta, doppia imposizione, cioè solo in determinati casi, deve essere un errore conclamato. Quello che voglio dirvi in realtà invece è che tutti voi sapete che una sentenza passata in giudicato, se io vi dicessi sentenza passata in giudicato e autotutela, voi comincereste a tirarmi degli ortaggi. Ci diciamo, cosa sta dicendo questo? Se la sentenza è in giudicato, pare mai che possa fare un'autotutela? Ma cosa stai dicendo? Stai stravolgendo il diritto. Questa cosa non si può fare. In realtà non è così. In realtà non è così perché attualmente ci sono alcune direzioni regionali delle entrate, specificatamente l'Emilia-Romagna, che assume esattamente il detto che diceva mio nonno. Piuttosto che niente, meglio piuttosto. Ve lo traduco in ferrarese, piuttosto di nulla è meglio piuttosto. Anche se la sentenza è ingiudicata, quindi rischierebbero un audit interno, quindi che riaprono con un'autotutela legge 37, un'eventuale introduzione di ius novorum, questo sta succedendo perché quando il recupero non